Il 2021 è stato un anno importante per il quartiere Cristo, che ora guarda il 2022 con rinnovato entusiasmo e con tanta voglia di vincere le nuove sfide. Abbiamo fatto un viaggio all'interno del rione per capire quali siano le effettive prospettive e dove bisogna migliorare. Siamo in compagnia di Sergio di Punto di Vista. Quali sono le tue sensazioni in vista del 2022 al quartiere Cristo? Diciamo che secondo me abbiamo toccato il fondo in questi due anni, quindi dal fondo si può solo risalire. Ci vorrà un po' di pazienza, un po' di fatica, qualche sacrificio, ma ce la faremo tutti quanti. I commercianti sono uniti per raggiungere questo obiettivo? Certo, l'unione fa la forza. Secondo te quali sono le caratteristiche principali e i punti di forza del quartiere, da un punto di vista commerciale? Innanzitutto darsi da fare, cercando di dare un'offerta migliore, moderna, tutti quanti assieme naturalmente, perché se lo faccio da solo non serve a nulla. Il sogno da realizzare naturalmente è finire il 2022 con molto più ottimismo e molta più serenità e felicità di quanto ne abbiamo avuto incominciandolo. Roberto Mutti, per tanti anni presidente dell'Associazione Commercianti, che eredità hai lasciato? Una bella eredità, anche perché il gruppo che si è formato, che hanno formato, sta crescendo sempre di più, anche grazie logicamente al supporto di Stefano Venneri. Vedo che i risultati ci sono, tutti ci credono, siamo tutti uniti come sempre. Che cosa chiederà questo 2022? Tanta salute prima di tutto, che di riuscire a vivere un po' meglio questa situazione, che l'economia si riprenda finalmente e un po' più di comunicazione, di socialità. Siamo con Gabriella di Ottica Nuova. Il 2021 è stato un anno importante per il quartiere. Quali sono le aspettative in vista del 2022? Mi lavorare, essere tranquilli, organizzare tante manifestazioni, perché a noi porta sempre tanto lavoro. E niente. Dal punto di vista del commercio, comunque è un quartiere vivace e molto, sempre più attivo. Molto. Sono orgogliosa di far parte di questo quartiere, anche se sono nata e cresciuta qua. Quindi sono positivissima per questo, per questa via, per questo quartiere, per tutte le i commercianti, i miei colleghi, tutti quanti. Siamo in compagnia di Roberta dell'antica merceria, un'anima del quartiere Cristo. Come vede il rione in questo momento? Ci stiamo dando tutti da fare e cerchiamo di andare avanti in questa situazione difficile e cercare di dare il meglio. Siamo con Enzo Giremiere di Tecnocasa. Quali sono le aspettative in vista di un 2022 che deve rappresentare l'anno della conferma per il quartiere Cristo? Le aspettative sono sicuramente positive. Veniamo da un anno dove al Cristo si è fatto molto, l'associazione attività e commercio ha realizzato tanto in questo anno, abbiamo dato un bel segnale, soprattutto un segnale nuovo di cooperazione dove tutti i commercianti sono messi a disposizione. È stato un anno di prova e direi che l'abbiamo superata alla grande, quindi pensiamo che nel 2022 possiamo solo riconfermare quello che abbiamo messo in piedi l'anno scorso. In questo momento il quartiere ha una luce particolare, molto attrattivo, al Cristo si vive bene, è un quartiere per famiglie, le famiglie spesso lo scelgono proprio perché inizia a esserci una qualità della vita migliore. Il Cristo viene visto anche come un quartiere diverso, non più un quartiere di serie B, un quartiere periferico, ma è un centro a sé stante dove c'è tutto. Siamo in compagnia di Fulvio della Bottega dell'Oro. Quali sono le prospettive per il quartiere in vista di questo 2022 appena cominciato? Io spero buone, perché abbiamo dei buoni collaboratori, una buona presidente. Qui al Cristo per il momento è andato tutto bene, grazie al nostro amico Stefano Venneri. Un 2021 positivo, tra virgolette, diciamo che è stato discreto, e speriamo bene nel 2022. Le prospettive sono buone. Sono nato e cresciuto qui al Cristo e sono contento di essere riuscito a realizzare qui la mia attività. Migliorare la viabilità, i marciapiedi, altre cosettine che delle migliorie appunto per il traffico. Siamo con Simona della Castellana, una delle anime del quartiere, uno dei simboli del commercio del Cristo. Che cosa significa per te avere un'attività in questo quartiere? Per me aver realizzato un sogno, poter essere a contatto con la gente quotidianamente, mi piace lavorare e qui mi trovo veramente bene. Come essere in famiglia, quindi siamo un punto di riferimento per qualsiasi problema uno abbia,
e nello stesso tempo è piacevole poterle servire. Sicuramente non abbiamo ancora raggiunto tutti gli obiettivi, siamo pronti per farlo, a breve ci sarà una riunione sicuramente del Consiglio e arriveremo dove abbiamo mancato. Che cosa vorresti realizzare? Cosa vorrei realizzare? Che il mio sonno continuasse e quindi, come abbiamo venduto a Natale, sotto le feste, comunque abbiamo seminato tutto l'anno, questa cosa deve essere riproposta per il 2022.